Nella proposizione infinitiva i tempi dell'infinito sono sempre usati con valore relativo e indicano un rapporto di contemporaneità, anteriorità e posteriorità rispetto all'azione della reggente o principale. Ciò significa che nelle infinitive la contemporaneità è espressa sempre con l'infinito presente, l'anteriorità con l'infinito perfetto e la posteriorità con l'infinito futuro. Tutto questo indipendentemente dal fatto che il tempo della reggente sia principale o storico. Chiariamo questi concetti con alcuni esempi. Giulia, la moglie di Mario, fa visita alla cognata Aurelia, la sorella del marito. La matrona apprezza molto la gestione della domus e afferma: Aurelia scio, Aurelia so, te che tu familiariter cum servis tuis vivere, che tu vivi in familiarità con le tue schiave. So, adesso, ora, in questo momento, che tu vivi ora, adesso, in questo momento, in familiarità con le tue schiave. L'infinito presente vivere segnala un rapporto di contemporaneità tra la subordinata e la reggente o principale. In italiano è stato tradotto con un indicativo presente. Caesar sciebat cives eum amare, afferma Cicerone. Cesare, Cesar, sapeva, sciebat, che i concittadini, cives, eum amare, lo amavano. Cesare sapeva, allora un tempo nel passato, che, allora sempre nel passato, i concittadini, lo amavano. In questo caso, l'infinito presente indica un'azione contemporanea a quella della reggente nel passato. Quindi, se nell'infinitiva troviamo un infinito presente, questo esprime un rapporto di contemporaneità nel presente, come nel primo esempio, o nel passato, come nel secondo.